È difficile da dire, perché è stata una partita a due facce. Primo tempo abbiamo preso quel gol lì che ci ha un po' messo in difficoltà perché era una palla che abbiamo gestito male in fase difensiva. Dopo quel gol sono arrivati gli altri due su palle inattive, cosa che noi di solito facciamo molto bene, quindi è stato un duro colpo. Però a fine primo tempo ci siamo caricati tutti. Sapevamo che noi come squadra non eravamo quella del primo tempo. Siamo scesi in campo con la mentalità giusta e con la voglia di riprendere la partita. Poi stavamo pure per riuscire a vincerla, quindi c'è molto rammarico per il primo tempo, ma siamo molto contenti per aver recuperato la partita. Era in panchina nell'episodio finale, però qual è stata la tua prospettiva su questo? Quindi non c'è stato un fondo, se l'arbitro aveva dato rigore o meno inizialmente. Quello bisogna rivedere com'è andata l'azione, perché da come ho capito se era gioco fermo, comunque l'arbitro ha dato il rigore, quindi fuori gioco non conta, perché la palla era ferma. Bisogna vedere quello, comunque ci poteva anche stare che mi sa che ha dato il rosso, poteva dare anche il rigore. Senti, com'è possibile che in una partita si aprano due facce completamente diverse, il primo tempo così, la difesa così, sia per voi che per il Siena? Non so, ci è già capitato nel girone d'andata contro la Maceratese, stesso tipo di partita. Nel primo tempo perdevamo 3-0 e nel secondo eravamo riusciti quasi a recuperare col pareggio. È una questione tutta di come si scende in campo dal primo minuto. Questa volta rispetto ad altre partite ci è mancata un po' di attenzione sui gol. Un po' di cattiveria giusta nell'affrontare l'avversario. Poi, come ho detto prima, nel secondo tempo ci si carica tutti, ci si aiuta, salta fuori tutta l'unione del gruppo che siamo e riusciamo a recuperare la partita. Senti, oggi sei andato a segno, sei in prestito dall'intera stagione e dal tuo punto di vista personale? Ma questa stagione era iniziata bene, il girone d'andata, i primi mesi stavano andando molto bene, poi come prestazioni sono andate un po' calando, infatti c'è stato un periodo di un mesetto e mezzo che sono stato molto in panchina, adesso però il mister mi sta dando fiducia che sono già 3 partite che gioco titolare. Adesso già essere tornato al gol in queste ultime 3 partite mi dà molta più fiducia e spero di concludere al meglio. Sei uscito zoppicante, come stai? No, bene perché mi sono preoccupato perché era il ginocchio che l'anno scorso mi sono operato al crociato. Quindi ho avuto un attimo di paura, però mi hanno rassicurato che il ginocchio non c'entrava niente, quindi era solo un affaticamento. Sei arrivato dopo, diciamo, raccogliendo delle eredità della Padula e Donnarumma, immagino sia abbastanza difficile. Vabbè, chiaramente i Teramani sono molto legati alla coppia d'attacco che avevano l'anno scorso perché sono stati fantastici, hanno portato il Teramo a vincere il campionato, quindi comunque era comunque difficile ripetere una stagione come quella dell'anno scorso. Quest'anno, oltre alla penalizzazione e tutto, è stata molto difficile come stagione. Quindi noi attaccanti pensiamo sempre a cercare di dare il meglio, poi i gol quest'anno sono stati pochi, quindi vedremo poi in futuro.